Dunque, 66, quindi lei è del 22. 22, 32, 42, aveva 22 anni quando è stato preso. Sì. Ma era stato già richiamato? No, ero l'8 settembre. Senta, ma lei era di Prato? Sì. Originario? Sì, sì. Ma cos'è, la sua famiglia e suo padre cosa faceva? Faceva il mediatore. E lei lavorava già oppure? Sì, ero prima di partire in militare, sì, sì. Era una ditta. Una ditta qui a Prato? Sì, di stracci. E quindi, dunque, del 22? Sì. 32, 42, quindi lei è stato richiamato nel 40? Nel 40. Ah, nel 40. E dove è andato? No, no, nel 42, 42. L'8 giugno del 42. E dove è andato? Mi hanno mandato prima a Roma nell'aviazione, poi di lì mi hanno mandato a Tarquinia, alla scuola paracadutisti, in ufficio. Quindi non è che abbia fatto il paracadutismo? No, 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 no. Servizi sedentari? Servizi sedentari. Ma per ragioni di salute o così? No, no. E lei aveva fratelli, sorelle? Sì, un fratello e una sorella. Ma lei è il più grande? Era sì, il più grande. E quindi, dunque, richiamato nel 42, è andato a Tarquinia? Sì. E lì è rimasto fino all'8 settembre? Fino all'8 settembre. E poi cosa è successo? È successo il famoso sfascio e siamo rientrati. Tra l'11 e il 12 settembre. E cioè, all'8 settembre lei è andato via? Siamo stati altri due giorni lì perché ci hanno detto di restare. Ed è riuscito a tornare a casa? Sì. Senza... A piedi fino a Orvieto. Ad Orvieto, di treno. Senza problemi, nel senso di non essere acchiappato dai tedeschi? No, no. E poi quando fu... E poi dopo l'8 settembre cosa successe? Ossia, la notte dell'8 settembre ci hanno mandato, se questo è valido, ci hanno mandato al posto di blocco del Monte Romano, mentre un maresciallo dei carabinieri con un moschetto e tre pallotti. E lì si doveva arginare l'avanzata dei panzer tedeschi che venivano dai Brenner e andavano a Roma. Siamo praticamente messi da una parte. E poi è tornata a casa? Tornata a casa, sì. E fino a quando c'era potuto rimanere? Fino alla cattura. Quando è stata? Il 7 marzo alle 5 della sera. Ah, quindi era del gruppo del 18? Sì. Faccio domande, signor? Oh, mettiamo la pausa. Sì, allora, lei è stato preso, è stato portato prima in fortezza, perché abbiamo sentito sì. Prima che ci raccontava, sì. Quindi lo stesso iter. Sì, sì, sì. È arrivato, poi quindi si può sapere cosa si fa. Ma io volevo sapere un po' tutta la storia, perché ognuno ha la sua, sì. Sì. La sua cosa particolare, sì, sì. Quindi meglio. Allora magari può raccontare direttamente lei la cronaca di quei giorni. Sì, ecco, la mattina del 7 marzo, qui a Pratallone, me perché ero sfollato via un paese vicino chiamato La Pecce, e all'1:30 c'è stato un bombardamento e ci hanno riferito che anche la nostra casa era stata bombardata. Allora siamo voluti giù, io, la mamma e mio fratello, se non che poi mi hanno riferito anche che proprio in questa piazza lì sulla cantonata ci stava la moglie, allora sarà fidanzata, no? Che gli abbiamo buttato giù le bombe anche a lei. Lei era sfollata a San Niccolò Agliano. Allora sono fatta la bicicletta, sono andata a San Niccolò Agliano a pettirgli questa faccenda. Se non che, quando ero lì, sono stato avvicinato da delle persone che mi hanno dato dei manifestini per la continuazione dello sciopero. Io, consapevole del... Ma manifestino a lei o dei manifestini da distribuire? Sì, dei manifestini da distribuire. Erano pochissimi, 7-8. Però, consapevole della gravità che si poteva andare incontro. Allora, io questi
effettivamente ho messo nella manovra della bicicletta dentro perché non venissimo trovati. Se non che quando sono arrivato qui vicino a Prato, sulla via Castiglione, perché alle 5 e mezzo c'era il corpo. Ho visto c'era i repubblichini che prendevano le persone. Allora cosa ho fatto? Io sono deviato da un'altra parte, però quando mi sono deviato ancora lì c'era un altro gruppo di repubblichini che mi hanno fermato, mi hanno chiesto di dove venivo. Io avevo un foglio dalla prefettura di Firenze, siccome era un'aviazione, che io non dovessi toccare solamente al momento della chiamata. Insomma, perché mi chiamavano la gente a ripresentarsi e avevo il foglio della prefettura, lo diceva che ero nell'aviazione e che al momento che venivo chiamato mi dovessi presentare. Quindi ho presentato questo foglio, però questo non lo so di nulla. Però non era di fratello, di lutto. Se non che di lì siamo andati in fortezza, di lì documenti e li siamo caricati e portati a Firenze. Trascorso tutta la notte, poi il giorno dopo, la mattina è saluto. A Firenze al comando? Lì in piazza sì, Santa Maria Novella, sì, alle scuole dei Poldini. E lì ci hanno interrogato se fosse il famigerato carico. Ecco, ma eravate con i repubblichini o con i tedeschi a questo punto? No, con i repubblichini. Sempre tedeschi, con i repubblichini. Sempre con i repubblichini. No, i tedeschi si hanno visti al momento quando siamo entrati nella stazione di Santa Maria Novella. Lì c'era i repubblichini. Siamo con l'interrogatorio. Sembra che fosse carica, come ci hanno detto. Ci hanno chiesto i motivi di questo sciopero. Non si sapeva, perché ci avevano preso così, come quelli alle fabbriche, li hanno presi anche se lavoravano. E di lì ci hanno interrogato. Uno lo mettiamo da una parte, uno lo mettiamo da un'altra. E poi di lì, alle 5 la sera, ci hanno messo su un decano. Si pensava tra di noi di qui. Oppure ci portano in prigione, non si sapeva la nostra destinazione, se non che quando siamo arrivati in Santa Maria Novella conoscendo Scalomerci, allora siamo resi noti, e quando siamo entrati dentro c'era tutta l'SS con i trapuntati e lì c'erano i vagoni, c'era scritto laboratorio volontario per la giornata, e lì siamo stati incaricati. Quindi in pratica fino a questo punto era stato gestito dai repubblichini, ma non vanno consegnati ai tedeschi. Che l'hanno messo su questi... Su questi carri dove c'era scritto lavoratore volontario per la giornata. Quindi nessuno di voi nel frattempo aveva avuto possibilità di avvertire le perché, famiglie? No, la mia famiglia l'è stata avvertita perché scendendo le scale dalle scuole, in un angolo c'era una piccola porticina, uno che stava nei assi dove ero sfollato io, causalmente, questo gli è riuscito a entrare in questa porticina perché si aveva repubblichi e carabinieri ai là, mentre si scendeva le scale. Ecco, anche i carabinieri c'erano, Sì. Guarda! Siamo arrivati. Quante ne vuoi? 50? Sì. E questo, scappando da questa porticina, gli ha fatto le viste di legarsi le scarpe, oppure se le legava perché siano sciolte. Ha visto questa porticina. Noi avevamo già girato l'altra parte delle scale, è uscito, non so se è, che via lei da Piazza Santa Maria Novella, quella strada... Via dei Nossi. Non lo so. Quella accanto... C'è la piazza, piazza, no? Subito, ecco, non so, gli è infilato e è tornato a casa. E a casa gli ha raccontato che mi aveva visto. Però in casa mia gli erano più occupati per mio fratello, perché nel momento che andavo dalla fidanzata, il mio fratello l'hanno preso lì in piazza Mercatale, se non che il repubblichino, arrivando un gruppo di altre persone che si è interessato di quelle persone, lui è scappato, riuscì a scappare. Che la mia mamma era più preoccupata per lui perché sapevano che io ero dalla fidanzata, invece ero io, diciamo così. È stato preso. Ecco. Quindi a questo punto i tedeschi l'hanno fatto salire su questo treno. Su questo treno, sì. E siete partiti? Sì. E quanto è durato il viaggio? Noi siamo partiti mercoledì sera alle 5 e mezzo, le 6 da Santa Maria Novella e siamo arrivati il sabato mattina dell'11 a Matara.
direttamente a Macau. Sì. E durante il viaggio si ricorda? Durante il viaggio ci hanno dato del pane, suo pane con della roba, con dell'acciughe, con della pasta d'acciughe, non so che era, e senza bere. Solamente all'inizio la Croce Rossa ci ha dato un barattolino che l'aveva, era della roba bianca, non so che. E lei nel vagone con lei c'era altra gente di Prato? Sì, tutti di Prato, anzi c'era un certo Bettazio Ruggero che è morto là, che quando siamo arrivati a Lenzi mi ha detto, bambini qui si vanno a matare, ho detto, come tu fai? Perché questo c'era già stato nella guerra del 15-18 prigioniero, però Matasso non era come era, ora era un campo recintato. E allora siete arrivati? L'11 mattina di sabato. Però ora l'ora, vuol dire la verità, non mi ricordo se erano le 9 o le 10. Ecco. E l'hanno fatto scendere del campo? Scendere, sì. E poi avete raggiunto sì. Il campo? Sono circa 6 km a piedi, nella munizione. Magari io ero giovane, avevo 22 anni, ma c'era della gente di 60 anni, 50 anni. Le fabbriche erano ancora con il grembio che lavoravano in ciabatte, c'era la neve 20 cm, c'era il freddo che toccava da 15 a 20 gradi sotto lo zero e con l'SS dalle fabbriche con i cani che ci faceva ancora su questa salita. E appena arrivato cosa avevano portato subito? Lì ci hanno fatto, prima ci hanno fatto la paternale dicendo che tentava di scappare, sarebbe stato impiccato. Ci hanno qualche capo è venuto intorno con la scusa dicendo che ci avevano preso tutto, invece loro ci avevano serbato la roba, ci hanno preso, lì ci avevano il finanziamento, ci avevano 200 lire a quei giorni, si guadagnavano un mese, insomma mi hanno preso tutto quello che sapeva. Poi ci hanno portato giù dove, per il bagno, ci hanno spogliato, messo loro nei sacchetti, decolato parte e poi fatto. Poi ci hanno dato un paio di mutandine, che in mezza canottiera e un cappello, questo famoso mito. E lì ci hanno mandato nella quarantena. E lì, nella quarantena, anche lì. Quanto c'è rimasto lei? Dall'11 fino ai 25. Veramente quelli di Prato, di solito, sono di Prato, come quelli di Firenze. Quindi, mezza quarantena? Sì, 15 giorni. Sì, dall'11 ai 25 sono 14 giorni. Praticamente si sperava sempre ci mandasse in via perché non si poteva resistere. Invece. Ma eravate, potevate uscire? No. Era il muro, dice la baracca. Ma che numero era la baracca? Ma gli era fra i 19 e i 20. Le baracche, per l'ultimo baracche si vede, no? C'era 4 baracche, cioè i muri, no? Era lì. Facevano uscire la mattina, ci mettevano fuori questo mizze atte. Ma eravate tutti circondati da un muro? Sì, il muro, poi di là c'era il campo che c'era il migliorato. No, no, le altre persone non si vedevano. C'era. E quanti sarete stati? Di molti, io non so, ma era una baracca, non so, era la memoria l'avevo un po' 700, 800, 900. Perché si stava a dormire. Ma avevate castelli oppure? No, in terra. C'era il corridoio in mezzo, la sera mettevano pagliericci e ci toccavano mettere insieme da acciughe. Una festa e un cavo, però di fianco. Ma quanti stavano su pagliericci? Quanti eravate? Ma 4, 5. Ma perché si stava di fianco. Probabilmente sì, erano avvicinati all'altro. Sì, avvicinati perché se non riuscivano per andare a un bisogno, poi era passaggero. E poi dopo quel periodo lì? Cioè il numero non me l'aveva ancora? No, il numero quando siamo fatti di Perevense, la notte verso le 3:30 ci hanno chiamato, hanno dato vestiti di zoccoli e più ci hanno dato, ai vestiti non sapeva diciamo il numero, e più ci hanno dato il cignolino di ferro e il filo di ferro legato.
E poi quando facevano l'appello vi chiamavano per numero o vi contavano? No, quando in baracca ci chiamavano per numero. Ad esempio, il letto a castello erano in tre, e se per esempio io avevo rifatto il letto prima, quello li faceva dopo, cascava una pagliuzza sotto, la sera prendevano il numero e ci davano 5 nel bagno. Però non ce le davano i capelli. Prendevano i puniti, io le davo ai miei compagni, però se gliele davo piano, allora me le davo a me 25 i capelli. Allora mi toccava dare per forza forti. E lui poi me le dava a me. Ecco. Allora ci chiamavano per numero. In una maniera o un'altra si apriva. Ecco. Invece all'appello, nella piazza, ci mettevano un fila 10 per 10, e l'SS la montava. Se poi mancava uno, era una tragedia. E quindi siete andati ai tempi? Sì. E come vanno portato? Con il treno. Il treno, sì. E quanti durate? Non lo so, un paio d'ore. E invece lì è stata, almeno per me, non per tutti, insomma, una buona parte di noi è stata una tragedia, perché quando siamo arrivati lì ci hanno diviso subito, 10 in una baracca e 10 in un'altra, però c'erano poche baracche e siccome dovevano andare in campo una parte di noi, dopo l'orario del lavoro la sera alle 6 ci mettevano a portare i pali dal fuori campo ai campi, perché da tutti là, fino alla mezzanotte, poi sarà durato 20 giorni. 25, non mi ricordo. Poi di lì sono arrivati gli ebrei e hanno preso alla mano il loro. Allora, ci hanno mandato le comande. Ma oltre a la costruzione del campo, che lavori anche lì? Ma io ho lavorato giù alle gallerie alla Steinbrück, però c'era i turni anche, come c'è quello delle fabbriche, no? Invece ho lavorato una parte dalle 8 la mattina a mezzogiorno e mezzo e dalle 1 fino alle 6 la sera. Oppure ci portavano a spalare la neve, poi siamo andati anche. Sono stato 3 mesi, per esempio, io penso che forse quei 3 mesi sono stati per me la salvezza, in un magazzino di neve, sì, in un capannone chiuso, a scegliere le patate, quelle più grosse e quelle più piccole, le carote, l'SS andare di fuori, sì. Mangiare. In più, per dire la verità, ci cuocevano, se era in 30, ci cuocevano mezzo chilo di patate a mezzogiorno e mezzo chilo la sera, e si poteva mangiare. Io penso che quei 3 mesi siano stati quelli, ecco, un po' quelli che penso. Quindi lei è stato Ebenze dai 25 marzo fino ai 15 di giugno. E è stato anche nelle gallerie? Sì, sotto e sopra. Poi nel 45, ora non mi ricordo la data precisa, se è stato il 10 o il 12 di marzo, o l'11. Siamo partiti un comando di 1000, siamo partiti per Pels, a smassare, perché bombardavano, e la notte, lì c'erano anche dei civili italiani, ho trovato anche persone di Firenze. E lì, praticamente, di 1000 siamo rientrati il 4 di aprile, che il 1 d'aprile era Pasqua, e qui ci sarà un altro Berucci che sarà insieme. Trasporto di 1000 siamo rientrati il 4 di aprile in 200, 220, 230, insomma praticamente siamo rimasti vivi in 6-7, di un trasporto di 1000 persone. Ma da Vels siete poi tornati a Ebenze o a Matano? Vabbè, Ebenze. E lì forse c'è stato questo, perché nel giugno del 44 sono stato ricoverato all'ospedale, io c'ho ancora il segno qui alla gamba, qui non faceva sangue, faceva pus.
se non che ai momenti che hanno ingrandito il campo, era un periodo che avevano ingrandito il campo, hanno fatto l'ospedale nuovo. E allora, quel giorno che sono stato demesso, mi hanno messo a portare i castelli, se non che mi avevo aperto a 40. Allora sono svenuto, mi hanno messo nell'ospedale, e è venuto un dottore dell'SS, un dottore russo, insieme a noi, e mi hanno chiesto come mai era venuta la febbre. Allora io ho fatto un tentativo, perché sapevo che nell'ospedale davano il miglio, quello danno agli uccelli, cotto nel latte. E ho detto che in Italia ero stato in un sanatorio, e mi hanno ricoverato. Però dopo 5 giorni non avevo nulla, lo mandano via, se non che la scheda era TBC. E quando siamo rientrati da versi 4 a 1045, la mattina io ho chiesto visita e mi hanno messo in ospedale. Che nell'ospedale poi, vedendo la scheda, hanno visto del BC, mi hanno rimesso nelle parti del BC. Ecco, e lì ci ho trovato la rivelazione. Perché dove c'è la fossa comune delle vedute, dalla parte di sotto, dove c'è le scalette, lì c'erano tutte le baracche del Revier, ecco. Forse l'estate quello anche mi ha salvato. Hanno messo la tabella e mi hanno rimesso nel reparto del tubercolosi. Difatti, quando è arrivato gli americani, ci hanno isolato. Però ci hanno fatto delle radiografie, poi non sono risultato, e 4-5 giorni avanti di partire per l'Italia, mi hanno rimesso la baracca. Sì, ai baci, sì. Sì. No, i gacci, no, i gacci della Buchenwald. E il Paoli. A Paoli? Il Paoli, sì. Sera proprio, siamo stati proprio nella storia della baracca. Perché anche lui ha avuto la stessa storia con Pettiferà, cioè il medico l'ha fatto... Sì, sera, io dormivo al secondo piano, tu dormiva nell'altro castello del terzo piano. C'era insieme, proprio nell'ospedale. L'ha detto anche lui, no? Che lui era... E difatti quella fossa comune hanno fatto, ci avevano messo le tendine 3-4 giorni avanti per fare la fossa per mettere per far vedere. No, Paoli sì, Paoli. E poi dunque, il diventato sindaco di americani hanno conosciuto che non aveva la TBC. Quanto tempo ci ha avuto per tornare in Italia? E noi, per dire la verità, noi la Croce Rossa non ci sa neanche cosa. Tutte le Croce Rosse internazionali, insomma, delle nazioni che vendevano su lui, poi la Croce Rossa italiana. Se non che una figliola di un colonnello che era prigioniera a Salisburgo ha conosciuto un prete, che poi fa l'altro, una donna di Eves è andata a Salisburgo e ha detto: guardate che Eves c'è ancora degli italiani. È partito questo prete, è arrivato il mercoledì, che poi era Monsignora Montalcini, che poi è morto. E è venuto, ha visto la situazione, ha detto: io venerdì vengo con i cani americani, per il conto di fatti, in Parigi. È arrivato con questi cani americani, c'era anche dei militari che si erano aggredito a lui, ci è montato sopra e si è praticamente in una settimana. E quindi è rientrato a Prato senza grandi ritardi. Come, in che senso? Cioè, è tornato a Prato, è tornato in Italia e poi è venuto direttamente a casa. Sì, siamo partiti una settimana. Dal venerdì siamo arrivati a Modena il mercoledì e di lì ho trovato il maggiore Martini, che mi aveva preso il figlio da 15 anni, che mi ha battuto, soprattutto questa notte. 3 mesi dopo me. E di lì all'Accademia di Modena, poi con un camion ci hanno portato a Bologna. Poi da Bologna, dalla Rosa di San Luca, lì sulla strada, passava il camion di lì e la carabinieri ci ha spiegato la nostra situazione, non c'era militare, non c'era. E allora è passato un camioncino che faceva il contrabbando delle batterie. E fatti scendere tutti e di sopra ci hanno montato lì e siamo arrivati a Pistola. Pistoia, poi lì il parroco lì delle piazze a me ci ha dato da mangiare, poi si è trovato un cane e veniva a Prato.
c'era in cinque. C'era io, Paoli, e anche lui avrà detto il 21 di giugno. E a casa come abbiamo accolto? Cioè, non tanto il momento, il periodo immediatamente successivo. Ma è stata una storia un po' brutta, perché veniva ai familiari a domandarci, se sapeva che era morto, insomma ci cercava, si diceva sì, l'ho visto un mese fa o tre mesi fa, della vivo, sarà dietro, tornerà, chi sarà? Ecco, ma voglio dire, credevano a quello che voleva raccontare? No. Insomma, lì per lì magari ci rassegnavano, ma non ci credevano. No, ma dico, di quello che era successo a voi altri, si credevano in casa? Ma lì per lì, anche quando... In casa sì, però se si ragionava fuori, guardavano e dicevano che ci raccontano. Questi ci raccontano delle novelle di fatti, quando poi c'era qualcuno che ci diceva qualche cosa, non si andava neanche nella discussione. Sì, uno che ha 37 anni, no, uno si sposerà a 7 anni. C'era uno dei 16 anni, ma no. Ecco, ma loro gli ha raccontato quello che è successo? Sì, e mio nipote e figlioli sono tutti e due, uno con la moglie, uno la fidanzata, poi la mia nipote, gli aveva avuto 7-8 anni, ora la casa per 10 anni. Ecco, ma questi ragazzi che sono stati come vedono? Ma lei crede che capiscano? Sì. Cioè partecipano, sì. E capiscono. Sì, perché in casa a noi se ne parla sempre. Ecco, lei è riuscita a parlarne. Sì, sì. Con lei tornò e trovò la fidanzata. Lei sì. Era fidanzata, sì. La ritrovata era sposata. Sì. Non ha perché spesso il problema degli ex deportati è che al ritorno hanno trovato questo muro di differenza, no? Questa sensazione di solitudine, di sono che non voleva capire l'esperienza particolare diversa dalle altre. Lei invece da questo punto di vista qui non ha avuto problemi. Sa, i problemi, voglio dire, c'era anche chi stava anche peggio di me anche finanziariamente. Io avevo una famiglia, veramente il babbo, insomma, finanziariamente stava bene, non lo so perché di molti che sono tornati il giorno dopo sono rientrato a lavorare, invece io sono rientrato dopo 2 anni, io sono avuto un po' più avvantaggiata di qualche loro, ecco. Però ha preso questo periodo di riposo? Sì, di riposo. Sì. Sentiva che aveva bisogno di... Sì. Insomma, c'avevo il babbo in buone condizioni, insomma, e se no mi toccava fare come tutti, era messo domani, però anche poi andando a lavorare non è stata facile, perché il fisico non era che facevo un lavoro agli stracci, a sfoderare, non ero in condizione, poi forse di battagliare, che non era anche questo. Come raro che io vedevo prendere della gente a lavorare, mi facevo domande e mi veniva le spinte. Allora una mattina mio fratello si è incavolato, è andato sul comune, si è messo il capitone sul tavolino, perché ero uscito all'ospedale e era diversi giorni e non mi potevo riattivare a lavorare. E allora sono entrato al comune del 62 dai 40. Va bene, è così, come così gli ha fatto Roberto, che lui è entrato a lavorare nel 70-71, con tante raccomandazioni e tanti. Senta, tornando a quello che lei diceva prima di queste punizioni che davano
quello lì è, non c'era mezzo di non farlo. Che come si faceva a ribellarsi? Se io davo le nerbate piane a quello che a capo non gli sembravano, il capo me ne dava 25 a me, oppure 25 a quello che le dava a me. Ecco, ma questo qui era il... Beh, sì. E i sorveglianti come era? Parte di... cambiavano, era... I sorveglianti se non erano mai gli stessi, secondo i lavori, se andavano forse c'era certi sorveglianti. Sì, c'era qualche dono magari, per esempio, se andava a lavorare in un porto a spalare la neve, c'era per esempio il comando Führer, che era un momento richiamato, io mi mettevo sempre in fondo perché c'era un po' imparato. Quando non si andava fuori a lavorare, se andava la sera, l'SS la si mettava a mangiare e lui aveva sempre altra colla per su mangiare. Allora io mi presentavo, mi levavo il cappello per portarglielo io, perché sapevo poi che alla fine se gli avanzava la voce, mi chiamava e te la dava, non tutti. Questo qui, quando io mi sono presentato, mi ha visto che c'era scritto italiano. Schema tutto, che sei italiano, proprio. Dice sì, io ero italiano, quando ci fu il plebiscito, non so, quando fu il 30, non passò dalla parte, là, e mi disse, c'avevo una sorella a Milano, che dai 41 del bombardamento non sapeva più nulla, era morto un figliolo di 18 anni, su un collato, su un'aereo a Vienna, che ho durato una settimana e avevo preso un po' confidenza con questo. E gli chiedevo quando era felice questa guerra. E lui mi diceva, siccome era richiamato anche lui, mi diceva perché era richiamato, però gli avevano messo la testa di morte anche a loro, e poi che gli avevano dell'SS invece, era tutta gente richiamata. E mi diceva, anche noi si spera come te che la finisca, proprio queste parole. Dice, perché anche i miei colleghi e sa paura dei cannibali. E chi sono? Qualcuno magari, però non si è saltato nulla. Ma avevate notizie dalle Ma io lo sapevo perché nel comando che lavoravo lì alle patate, diciamo gli spagnoli che comandavano noi, gli spagnoli erano quelli che avevano anche qualche notizia. Sì, si sapeva il fronte, insomma, avanzava. Poi, quando lavoravo nelle gallerie di sopra, le EVS, nel mese di febbraio, sì, prima di febbraio, veniva dei militari a lavorare e mi buttavano un giornalino dentro il carrello insieme alla terra. Mi sembra che questo giornalino è venuto dall'Italia, gli era chiamato La Patria, mi ricordo anche il primo. E lì mi ricordo, si prendeva, si nascondeva e in baracca si leggeva. E mi ricordo, l'11 e 12 di gennaio c'era stata la famosa avanzata russa verso la Germania. Qualche notizia si sapeva così di traforo. Senta, ma... qual è la volta che ebbe più paura? Ma lì la paura... Lì la paura era dalla mattina alla sera perché lì, secondo, so, per esempio, una volta sono tornato giù dalla Steinbrück, se non c'era
povero Frank era già morto, che mi portava su a braccetti che non ce la facevo. Perché lì, che non avevo se cascava, era messo un altro lavoro, che la discussione era. Forse l'unica volta che la sono vista brutta. Però lì c'era sempre da sperare, ho avuto una selezione dalla mattina alla sera, come in tutte le cose. Ah, ma facevano sì, sì, ogni tanto si vedeva sparigente. Infatti, quelli mandavano al castello d'Artaim, dicevano gli mandavano in un ospedale a rimettersi, invece gli mandavano. Ma anche lei? Sì, sì. Il 40% dei francesi sono morti a Artaim. Se si guarda il libro, la famiglia, pure un altro libro, ossia sul libro, nell'aria che c'era anch'io, lì si vede subito i morti. 40% sono morti in realtà. Ma c'erano, diciamo, uccisioni massa di ebosi? Ma ne stati fucilati 6 o 7. Poi c'era dell'impiccagione anche, 2 o 3 alla volta. Ma per qualche ragione, diciamo? Sì, praticamente, prima gli impiccavano, poi leggeva la dicevano che hanno tentato di scappare. Ai motivi ricorrenti per l'impiccagione qual erano? Sì, appunto. Di cosa erano accusati? E accusati cercavano di sabotaggio oppure avevano tentato di scappare. Però la sentenza l'aveva detta dopo che era stato impiccato. C'era un minimo di aggregazione politica? Sì, si era formato dei gruppi. Noi praticamente, di politica noi, però c'era, diciamoci, nel campo dei gruppi abbastanza. E qual era il gruppo più forte? Ma ora io non saprei, i francesi li avevano il suo gruppo, gli italiani li avevano il suo gruppo. Ma veramente. Quando lei era lì non è che lo sa. Sì, qualche cosa si sentiva dire, per esempio c'era Ferrante, che era uno scrivano, un milanese, c'era era un ammiraglio di marina, Morganti, o c'era un certo Jimmy, che era un inglese, che faceva la frontiera svizzera. Insomma, si sapeva c'era un po' di, diciamo così, di crocchio, ecco, di queste cose lì. Oddio, non si sapeva che c'era. Cercavano di nascondere perché non potevano nemmeno. Sì, si sapeva qualche cosa, c'era dei movimenti, però no, io se avessi a dire della quella e quell'altro, no. Si sapeva che c'era questo Morganti, era un ammiraglio, e questo Jimmy, che era sempre insieme, confabulavano, insomma. Però erano. Nei campi erano un po' privilegiati perché lavorava con noi. Senta, e quando non arrivate il turno di lavoro, eravate liberi di circolare dentro il campo? Ma sapevo, una domenica ogni 3 mi pare, o una volta in mese. Però anche lì era un dramma, perché la mattina ci facevano alzare alle 5:30, alle 6, ci buttavano fuori, bisognava levarsi i pagliericci, sistemare tutto, poi ci facevano rientrare dentro, quando gli comodava loro. Praticamente ci stava meglio a lavorare, ecco. Ma avevate qualche vantaggio a lavorare in galleria? Tipo io ho lavorato nessuno. Solamente quando ero a lavorare lì alle Steinbrück di sotto, c'era la chiamavano la Sprinze, c'aveva degli annaffiatoi, perché il materiale veniva di sotto la montagna e di sopra. Era chiaro, no? Allora, per via degli aerei, sapeva della roba nera, che una specie di rame che si anneriva via via, portava la roba. E lì c'era un civile che ogni tanto ci chiamava, c'era un gruppo di 7-8 persone, ci chiamava e lì ci dava una roba erata, gli aveva un recipiente, c'era del cavolo, ecco. Qualche volta, ecco, non so, 7-8 volte,
Poi una volta nel campo lì mi hanno messo insieme, questi erano ingegneri, però era come noi, era detto, lì a fare i giardini, e lì ogni tanto veniva con questo incidente. Tutta la storia, diciamo, del campo si è avuto un supplemento 7-8 volte. Oddio, capitava qualche volta che il capo chiamava i numeri, se gli avanzava per darli. Qualche volta, se anche ciò ne chiamava, il numero non si capiva, può darsi anche mi abbia chiamato per darmi, perché ho visto che davano qualche cosa, qualche volta, però io il numero... Sì, bravo, sì. Secondo me c'era qualche... cioè, chi è tornato? È tornato perché, non so, era più forte fisicamente, oppure perché aveva, non so, il ricordo della famiglia, oppure anche questo. Le ragioni per cui uno ce l'ha fatta. Ecco, il discorso è questo, che si è trovato, per esempio, io conoscevo di un negozio di Montelupo, Babbo e figliolo e Larini, che il babbo piangeva. Il figliolo piangeva, sono praticamente sono morti tutti e due, perché pensavano a casa. E giustamente noi, se era giovanotti, non sapevamo la famiglia, o meglio, che a me mi dicevano, ma sta a casa, ma lascia di fare a casa, a casa ti stanno meglio di me. Invece, chi aveva la moglie e aveva lasciato figlioli, come tanti hanno lasciato 3 o 4, e piccini che avevano dei pensieri, pensavano a loro e piangevano, e lì fosse. Una buona parte anche questa. Ecco. Penso una buona parte sia stata anche quella. Praticamente i più forti, gli uomini mangiatori, sono stati prima a crollare. Quelli sono, per me sono stati prima a crollare. Ecco, ma contava, secondo lei, contava di più la fortuna, la sorte, oppure c'era qualche... Ma penso che lì... ci si è influito la fortuna, magari uno gli ha avuto un posto, per esempio, non so se gli è stato intervistato, quello di Firenze, che fa il macellare, quello secchino, e come si chiama? Lui, per esempio, l'abbiamo preso lì nella Stu, stava dentro un baracca a fare pulizie. Sì. Con queste persone che sono state deportate con lei, soprattutto i fratesi, sente un tipo di solidarietà particolare, un rapporto diverso, privilegiato, voglio dire. Come? Cioè, ci sono queste persone che hanno avuto la sua stessa esperienza, sì, sì, insieme, sì, poi vi siete ritrovati. Sì. Ecco, c'è un tipo di amicizia particolare fra di voi? No. Quando è ora? Sì, sì, come fratelli. No. Non ci sono, ci sono un po', siamo 89, non è però, anche un familiare, siamo in buoni rapporti, anche nel consiglio ci sono familiari. No, io volevo solo sapere, ecco, se c'era qualcosa di più, cioè se tra un amico, diciamo, normale, che non ha avuto l'esperienza della deportazione, e un amico che ha avuto l'esperienza della deportazione, c'è qualcosa di più, di diverso, che lega le persone che sono state deportate, oppure... Ma io no, penso che sì, il rapporto sia più... diciamo sì, fra noi siamo tornati. Il rapporto è più consistente con gli altri. Gli altri sono amici, un giorno buonasera, ma con loro si è vissuto, diciamo sì, anche se magari ci si vedeva una volta ogni tanto, però... Vi capita di parlare tra di voi della deportazione? Sì, è sempre. Si parla sempre. Praticamente anche Roberto,
a 17 anni si è preso qui la sezione, perché prima era un altro posto, poi si vedeva una volta ogni tanto, poi si è detto, ma che si fa qui? Cerchiamo di fare attività, di farli nel 71, ci siamo in fretta ad essere arrivati, come sono arrivati. No, no, il rapporto fra di noi è più che... Ecco, ma lei e appunto l'altro signore, magari il fatto che lui aveva sentito l'esigenza di mettere sulla di far funzionare l'associazione è già un passo più avanti rispetto agli altri, è una volontà cosciente di un impegno. Diciamo invece, in generale, chi non è direttamente impegnato in questo, secondo lei, sente ugualmente, la maggioranza degli altri, sente ugualmente la necessità di far funzionare un'associazione, di parlarne, di testimoniare? Ci sono problemi. Gli altri magari, tra di loro c'è chi ha degli impegni di lavoro, io e Roberto siamo persone, però noi siamo sempre, mattina e sera, siamo sempre, poi c'è avuto anche un vantaggio, sono stati due dipendenti del comune, se c'è bisogno si sa in dove andare, ecco. E come a voi, a lei, in modo particolare, sì. Per quello che riguarda la sua scritta, lei le capita di avere di segnare di no. Ogni tanto, per dire la verità, così prendo dei libri in casa perché c'ho tutti i libri. Ogni tanto almeno poi vedo. È possibile che abbia vissuto questa vita. Mi sembra quasi impossibile. Comunque lei. Mi rendo conto. Sì. Non me lo sono reso conto subito quando siamo tornati. Ora che ci si vive, che si fa una certa attività, si dice, ma come? Io praticamente è successo questo. Sembra quasi un... Ecco, ma quando lei era in campo, sì. Di notte le capitava di sognare? Sì, una volta. Cosa sognato? Ma mi sembra abbia sognato che era a caso, non avevo l'apparecchiato. E da lei riesce a vedere tranquillamente la televisione o al cinema, film, documentari su... No, no, e quando dicendo io... Vai, Ha bisogno di niente. Io quando dicevo un lavoro di tedeschi, d'americani, che magari sono tutte cose... fatte a quella maniera, perché se ho visto dei film di 5 americani li occupa la Germania. Ma insomma io, tutti quelli che c'è, i campi di concentramento di tedeschi o che sia, o Roma città aperta, che sia, una cosa io dico, guai, in casa mia. E quelli sui campi di concentramento, i film, crede che rendano l'idea? Oppure no? Sì, perché anche il documentario che ci ha fatto noi comune, dai 73, non si è girato tutte le scuole, c'è anche le differenze, le diapositive e tutto, veramente da sensibilizzare. Che non si va da tutto, si va nei circoli dei prezzi, si va da tutto, non sa di funzione. E si può dire che dopo la guerra, il ritorno, tra gli ex deportati, ci sia un orientamento politico particolare che prevale oppure no? Ognuno dalla sua idea, però praticamente c'è quello che è comunista, quello è socialista, quello è cristiano, quello è cristiano. Però nella nostra associazione, voglio dire, a livello nazionale non c'è mai stata una divisione, anche qui nell'ambito della sezione, come pensa anche a Firenze,
quando c'è da prendere una decisione, ecco, siamo tutti d'accordo, non è che ci sia una divisione se tu sei in una maniera o un'altra. Senta, chi è lei, ci sono degli ex deportati di questa zona che non sono italiani? Molto. Perché a volte si dice quella che sono... No, 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 da noi tutti. Magari ce n'è un paio che non frequenta mai, perché c'è chi ha bisogno, per esempio, c'è questo Fioravanti, non so se vengo tornando domani, diamo una trattoria, è un genere alimentare, di occupato dalla mattina fino alla sera, alla mezzanotte, non si può pretendere, poi c'è quell'altro da 80 anni all'ospedale, si regge l'animo da denti, voglio dire. No, ma voglio dire, il caso che ci sia qualcuno che per il mondo... No, 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 tutti, sono tutti... No, no, non c'è nessuno. Come il ricordo di quel, cioè, il ricordo di quel periodo torna in mente, a parte il ritrovarsi, il lavoro, diciamo così, di formazione al pubblico, così il ricordo a un torna il ricordo di... oppure sempre. È una cosa che si cerca di... No. Io non cerco di dimenticarla, perché è stata una cosa tremenda, anzi bisogna cercare sempre di ricordarsi per far sapere anche agli altri. No, ma dicevo proprio sul piano personale, può capitare di dire, ma guarda un po', così proprio casualmente, no? Sì. Può capitare di dire, non so, uno vede qualche cosa intorno a me, qualcosa di successo 20 anni prima, 30 anni prima, ecco, sul fatto di tornare così improvvisamente alla mente, la scena, sì, esatto, sì. Ecco, ma non frequente, ecco, quando arriva, diciamo, questa specie di immagine, ecco, pezzetto di film, diciamo così, sì. Del passato, quando questo ricordo arriva, è un ricordo, diciamo, così, oppure di paura, smuove qualcosa dentro? No, si cerca di eliminarlo. Sì, qualche volta ho detto che prendo i libri, mi metto a leggere, ritorno tutti, e allora ci si rammenta tutte le cose, e allora poi si mette da una parte. E quello che a noi ci osa di più, per esempio, Guse, Mattause, questi lì a me non mi fanno effetto, a me fa effetto Evans, perché lì ci si è vissuto, diciamo sì, per 13, 14, 15 mesi, ecco. L'effetto del campo di Evans non me l'ha fatta Auschwitz. Auschwitz è una cosa tremenda. Non so, Madenecchi ci sono stati un anno fa, sono orrendissimi, fanno paura a noi, però l'effetto di tutti di quello adesso. Ecco, ma difatti anche i piccioli mi dice a me, io in questi altri campi non ci sento nulla, però quando arrivo lì è tutta un'altra cosa. È come uno, so, che è nato in una casa 50 anni fa e poi ci ritorna, ecco, sente, magari lì differente, non è che... Ma lì quando si vede, se noi si sente proprio... E c'è anche un fatto. Si sente proprio il bisogno di andare. Io c'ero per l'ultimo dell'anno. Con la parrocchia di Santa Lucia sono stati lassù. Si è fatto l'ultimo dell'anno laggiù. Sono stati 5 giorni. Poi siamo ritornati insieme al Signore. Che si fissa peggio nell'altro. Ecco,
ne sono giù. Mi sento, ecco, mi sento diverso. In che senso? Ma mi sento come in casa mia. Mi fa questo effetto. Non so. Come mai? Lì esci un po' perché sento, mi fa più effetto lì in campo, però mi sento come, non so, che abbia sempre vissuto lì, non so, mi dà questa sensazione. Ecco. Io se potessi, io con la mia moglie ho detto, guarda, noi siamo stati ora a febbraio, c'era il carnevale, un altro anno, il carnevale si vede, si va a Vietti e si va laggiù. Invece diversi familiari non sono venuti, bene perché dice, io l'ultimo dell'anno, passando dove gli è morto il babbo, il fratello non me lo sento. Però magari perché noi siamo ritornati, forse è differente. Però ecco, io se potessi andare tutti i mesi là, io ci andrei. E non so come mai è questa sensazione. Ecco, io non me lo so spiegare. Ecco, ma qua è mio partito. Sì. Quando lei, finisco, lei quando lo vive, come dire, lo vive con le emozioni, con i sentimenti, con gli stati d'animo di allora o con chiaramente la mentalità di lei che c'è 60 anni? Ma, senta, quando siamo nel campo lo vivo come quando ero laggiù. E di fuori del campo, quando sono in paese, allora sono un po' più, ovviamente, un po' più tranquillo. Ecco, ma voi, abbiamo cercato di capire. Sì, sì. Cioè, lei, per esempio, è lì nella zona, diciamo, dove c'è tutto, pure lì alle gallerie. Sì. Ecco, ma le vive come se lei, improvvisamente, ritornasse indietro e sospetta che là c'è il mirador, con la sicurezza. Sì, sì, lo rivivo uguale, lo rivivo uguale. È come se lei rientrasse nei soliti panni di allora, ecco. Ma con le paure di allora o con la paura no. Lì quando siamo lì magari si rivede la visione, ecco, di quei giorni, ecco, che si è vissuto. Ecco, ma il fatto che ci siano tanti esperti, sì, che non ne vogliono parlare, abbiamo intervistato fino ad ora circa 28 persone, e una parte di loro sappiamo benissimo che sono venuti per disciplina, diciamo, per obbligo, perché non so, c'è stato uno che ha detto che non ha mai parlato prima d'ora, quelle persone che non partecipano a nulla, no? Sì, magari sì, sì, sono iscritti, ma non è, hanno preso il finalismo, cioè hanno fatto queste cose lì, ma non è che vadano a fare prima. Oppure altri che lo fanno anche lì per, quasi per disciplina di partito, ma non perché ne sentano veramente. Quindi, dicevo, secondo lei il fatto che uno dica no, ho chiuso, non ne voglio più sentire parlare, da cosa può dipendere? No, penso che tutti i caratteri, c'è chi vuol dimenticare invece. Non so come classificarmi. Questi che vogliono dimenticare, per me, non so, sarà un sbaglio, non so, un sbaglio, questo non lo so. No, io cercavo di capire il meccanismo. Sì. Cioè, lei è come se avesse bisogno di una specie di boccata d'ossigeno e torna lì. Sì. Come se avesse bisogno di un aiuto. Sì, sì. Ecco, ma di un aiuto a vivere i giorni normali, un aiuto a ricordare. Si chiede di farci un'altra strada, magari. Quando lei va là, c'è, sì, un piccolo paese, no? Sì, ecco, i rapporti con le persone del luogo come sono? Ora, quando sì, ora io da 3-4 anni, c'è dei buoni rapporti, ecco, si parla là, io me ne stavo 3-4 volte in un anno. Persone si è dialogato, anzi due settimane fa c'era una famiglia di Emens, si sono portati a girare le fabbriche, si
padre, insomma, ovviamente ora c'è un rapporto abbastanza. Perché dunque c'è stato il cellulaggio? Sì, ci dovrebbe essere ora a maggio laggiù. Ah, perché ad esempio c'era un'altra persona che raccontava una cosa abbastanza strana, diceva che quando c'è questi pellegrinaggi, sì, le strade piene si vuotano. Sì, non le strade. Dentro il campo ci sono le pellegrine. Veramente fino ad ora si sprangava alle finestre, non si vedeva nessuno. Ora da 4-5 anni quando c'è questo sindaco, perché quando è venuto a Prato io non si è detto. No, non si vuole questa gente chiudere, non si fa più una coppa. Sembra che è passato una generazione, non si sa che non gli hanno raccontato a loro per costruire. Noi sa piacere di andare le finestre, ci vengono incontro. Ecco, non so nulla contro di loro. E di fatti la si vede scelta.